Nel corso degli anni Game Freak ci ha abituato a meccaniche sempre nuove e diverse nei giochi Pokémon, meccaniche che però, per un motivo o per un altro, non sono riusciti a portare nella nuova generazione, nella nuova serie di videogiochi, oppure le hanno cambiate totalmente. In questo video voglio trattare le 5 meccaniche che, secondo me, sono le più rappresentative del mondo Pokémon. Benvenuti in un nuovo episodio di PokéSipario. Vorrei cominciare questo video con una delle mie meccaniche preferite, che è più un sottogioco che una meccanica vera e propria, quella delle bacche introdotte in Rubino e Zaffiro. Facciamo però un passo indietro. Le bacche sono state introdotte in seconda generazione, anche se le varietà erano davvero esigue. Certo, si poteva far tenere la bacca a Shacle per farla diventare succo di bacca e successivamente sarebbe potuta diventare una caramella rara. In Rubino e Zaffiro la meccanica delle bacche è stata ampliata a dismisura introducendo ben oltre 45 bacche e potevano anche essere coltivate generando così numeri sempre maggiori per le proprie scorte. Inoltre, queste bacche potevano anche essere usate per fare le famigerate Pokémelle, o i Puffin come vedremo più avanti in quarta generazione. Inoltre le Pokémelle avevano gusti diversi a seconda delle bacche che usavi per crearle. Potevano avere un gusto dolce, un gusto deciso, oppure un gusto amaro. E ci sono anche 5 bacche segrete che si possono prendere parlando con la moglie del signor Bacco Bacchini. Sì, si chiama così, non è un nome inventato. Parlando quindi con questa signora e mettendo i detti che si vedono ora a schermo, potevate ricevere le bacche seguenti. Purtroppo queste bacche sono molto difficili da coltivare e danno frutti molto lentamente, quindi dovete avere pazienza se volete coltivarle. Inoltre vorrei approfondire il concetto di Pokémelle parlandovi del secondo argomento, ovvero le super gare. Ammetto che ai tempi di Smeraldo mi ci ero infognato tantissimo con le gare, ma non so per quale motivo volevo completare tutte a livello Master fallendo poi la missione, perché riuscii solo in 2 e nel frattempo continuavano a uscire giochi, continuavano a darci compiti a scuola e quindi il tempo era quello che era. C'erano gare di livello normale, super, iper e una volta vinte queste a livello Master. C'erano anche diverse categorie: classe, bellezza, grinta, grazia e acume. Inoltre queste categorie erano assegnate anche a tutte le mosse esistenti nel gioco. Inoltre era possibile aumentare queste statistiche proprio grazie alle Pokémelle. Infatti facendo una Pokémella di un colore particolare si andava a poter aumentare, facendola mangiare a Pokémon, quella determinata statistica. Ad esempio se do una Pokémella blu a Phoebus aumenterà la sua statistica di bellezza, che poi sarebbe anche il metodo evolutivo per Phoebus in Milotic. Inoltre, se tu vai a fare un concorso di bellezza e il tuo Pokémon è più grintoso che bello, beh, questo va a cozzare con il gradimento del pubblico quando poi andrai effettivamente a mostrare il tuo Pokémon. Quindi è meglio che fai un concorso di bellezza con un Pokémon che ha la statistica bellezza aumentata. Stessa cosa per le mosse. Le mosse possono confondere o irretire l'avversario, farlo sbagliare. Far sbagliare te, magari farti esibire prima, oppure attirare l'attenzione del pubblico o l'attenzione dei giudici. Quindi bisogna sempre scegliere bene quale mossa utilizzare, soprattutto se è dello stesso tipo del concorso, avrà un effetto maggiore sul pubblico. E messo in questi termini può sembrare facile vincere le gare di livello Master, ma credetemi, l'intelligenza artificiale è subdola. Certo, per quanto fosse poco sviluppata ai tempi. Magari però non eravate amanti delle bacche, non eravate amanti delle gare, ma qualcosina per gli amanti delle lotte c'era. Era il super allenamento virtuale, o SAV in italiano. Venne introdotto in X e Y e poi portato agli estremi in Sole e Luna, ma vedremo a breve. Ricordo chiaramente che una volta capito le meccaniche, spesi davvero fin troppo tempo per allenare i miei Pokémon. E salvo poi non usarlo più perché smisi di giocare totalmente competitivo. Grazie al super allenamento virtuale era possibile assegnare effort values, ovvero valori di sforzo, in una determinata statistica. Quindi per esempio volevo effort values in attacco, allenavo il Pokémon nell'attacco. Potevo farlo anche con i Pokémon selvatici, però a trovare per esempio un Machop che mi dà un solo punto in effort values in attacco, preferisco farmi mezz'ora di allenamento virtuale piuttosto che 3 ore a cercare un Machop. Come poi ho detto, questa meccanica è stata introdotta in maniera molto diversa in Pokémon Sole e Pokémon Luna tramite il Poké Resort,
Anche se lì basta che lasciavi il Pokémon e faceva tutto quanto lui, senza che tu ti preoccupassi di altro. Andavi a dormire la sera lasciandolo a Poké Resort, ti svegliavi e il tuo Pokémon era bello carico. E già evsato. Quindi... meglio? Non lo so. Inoltre una meccanica che, diciamo, ho avuto il piacere di riscoprire mentre cercavo appunto informazioni per questo video è sicuramente, dai, ditelo con me, ipervolo. Sì, bravi. L'ipervolo è quella che forse è rimasta più impressa a tutti quelli che hanno giocato Pokémon Omega Rubino e Alfa Zaffiro. Ne sono sicuro. Anche perché oltre all'archio risveglio era l'unica novità. L'ipervolo permetteva di solcare i cieli di Hoenn in groppa a Mega Latios o Mega Latias in base alla versione del gioco. E la mappa era totalmente esplorabile, non c'erano limiti. Tra l'altro, questa funzione serviva, vuoi perché l'hanno fatta apposta, vuoi perché non l'hanno fatta apposta, a catturare dei leggendari particolari. E non c'era nient'altro davvero da fare grazie all'ipervolo. Sì, era tremendamente divertente volare per Hoenn. E bastava quello, non c'era nessun altro motivo, potevano anche non mettere nessun Pokémon in cielo e sarebbe stato comunque fighissimo. Siamo arrivati quindi a una di quelle introduzioni nel mondo Pokémon che magari tutti vorrebbero almeno rivedere un'ultima volta, almeno un'ultima volta. E magari grazie a Nintendo Switch o alla console che verrà dopo, in grande maniera, proprio nella maniera più pomposa possibile dopo tutti questi anni che manca. Ma prima, un paio di menzioni d'onore. Non possiamo non menzionare le sfortunate mosse Z e le mega evoluzioni che mancano a molti, ma erano rottissime per il metagame, e ovviamente anche le Dynamax. Dynamax purtroppo, come le Z, sono figlie della loro generazione e rimarranno lì per sempre, immagino. Andrebbe citato anche in Metrolotta e soprattutto in Bianco 2 e Nero 2, il Pokémon World Tournament. Quello sì che era davvero figo. Adesso però l'ultimo punto, e questo lo sapete anche voi. Ancora con me in coro, 1, 2, 3, il Parcolotta. Chi è che non vorrebbe vedere di nuovo il Parcolotta? Ma non un Parcolotta qualsiasi. Nel corso dei giochi Pokémon, dalla terza alla quarta generazione, abbiamo avuto il Parcolotta, poi è scomparso, perché... Il Parcolotta aveva delle strutture al suo interno ed ogni struttura aveva un capo che stava lì a giudicare l'allenatore che andava a battersi per ricevere il premio più ambito. Ad esempio in terza generazione c'erano i simboli del Parcolotta, argento e oro, e ovviamente non è che potevi entrare e dire voglio sfidare il capo, fatti sotto, e prendevi il simbolo d'argento e il simbolo d'oro. No, dovevi affrontare una serie di sfide. Ad esempio nel Dojo Lotta tu affronti sì delle sfide con la tua squadra, ma vai lì e non sempre la lotta finisce con una sconfitta di un Pokémon. Mettiamo caso che hai subito più danni dell'avversario. Finisce il tempo limite e si va ai punti. È vero che tu hai preso più danni, ma mettiamo caso che hai lottato meglio, hai fatto mosse super efficaci, hai dato uno status all'avversario, la tua combinazione di attacchi era migliore. Vinci tu lo scontro nonostante i tuoi punti salute siano inferiori, perché hai giocato meglio. E quindi vinci anche non solo con la forza bruta ma anche con l'ingegno. Meglio ancora, l'azienda lotta. L'azienda lotta prevede che tu dai i tuoi Pokémon alla receptionist e lei ti fa scegliere 3 Pokémon da noleggiare per le lotte all'interno. Quindi puoi anche cambiare magari i 3 Pokémon con quelli del tuo avversario appena sconfitto per creare combinazioni di team sempre più forti, più favorevoli, che ti portano poi alla lotta contro il capo dell'azienda lotta. Il problema però è che le sfide contro gli allenatori sono fattibili, mentre quelle contro i capi sono davvero ostiche. Quindi non è semplicemente un entra e lotta, no, devi anche studiarti una strategia adatta alla sfida. Con Pokémon che magari non sono neanche tuoi come l'azienda lotta, oppure facendo lottare i tuoi Pokémon autonomamente in una delle altre facility. Insomma, davvero in terza generazione era fantastico. Poi in quarta diciamo che hanno mantenuto questo stile ma l'hanno anche evoluto, il che ha reso il tutto più o meno interessante a seconda dei gusti. Certo, per me era più interessante perché
era una specie di svecchiamento. Poi è vero che hanno introdotto altre meccaniche come la Metrolotta o il Pokémon World Tournament, però ad oggi abbiamo solo la Torre Lotta, e in alcuni titoli neanche quella. È davvero un gran peccato. Ed eccoci arrivati alla fine. Magari alcuni di voi non saranno d'accordo sul fatto che ho saltato le mosse Z, le mega evoluzioni amate da tutti, però la Dynamax credo che non manchi davvero a nessuno, nonostante sia la meccanica migliore introdotta per quanto riguarda il competitivo, però tant'è. Ad ogni modo, fatemi sapere cosa ne pensate, in descrizione trovate tutti quanti i link utili, e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!